hear the most annoying sound in the world? Benvenuti da Safstar 87 in questo nuovo video di The Crew, dove andrò a fare un viaggetto abbastanza lungo, 60 km. Come vedete dalla mappa, partirò da Amarillo e tutto questo tragitto blu fino ad arrivare a Las Vegas. Allora, come vedete, ho già quasi fatto metà mappa, anzi, diciamo quasi 3/7 di mappa, oppure 2/5. Comunque, in ogni modo, non sono neanche a metà. Vado con la mia Viper, come vedete, una delle mie tante macchinine. E devo fare un altro mio pensiero su questo gioco, perché l'ho rivalutato un pochettino. Allora, in pratica, all'inizio avevo dato la mia opinione che era un gran gioco, bello qua, bello là, tante missioni. Sì, ci sono tante missioni, però pagano tanto, danno tante XP anche le missioni. Quindi io mi ritrovo neanche a metà gioco già a livello 41. Io credo sia 50 il livello massimo, perché vedo tanta gente a livello 50 da giorni. Quindi io mi domando, potevate fare più missioni? Potevate far pagare meno di XP le missioni? Perché io adesso devo andare all'officina a Las Vegas, sono costretto ad andare all'officina a Las Vegas e a vuoto, così. Perché se no finisco troppo velocemente il gioco. Io preferisco finire intanto la mappa al 100%. Le ambientazioni sono tantissime, le città principali sono 5 o 6, ma anche le città più piccoline sono grandi ugualmente, perché c'è Dallas, c'è Santa Fe, come dicevo, Amarillo, ci sono tante piccole missioni, tante piccole città dove anche lì ci sono missioni, e effettivamente anche lì potevano strutturare meglio e fare più missioni in tanti posti, perché in molti posti passi e non puoi far nulla praticamente. Però come vedete l'ambientazione già è cambiata, dai boschi verdi già sta cominciando a venire Oppure c'è anche un'altra macchina che ha 1100 cavalli, che non è la Bugatti, o una macchina piccolina, sembra la McLaren, ma non è la McLaren. Comunque vorrei prendere quella lì, perché ci sono delle missioni, quelle per le fazioni, tipo quella dei lupi, dei coccodrilli o dei falchi, che in pratica sono davvero molto difficili. E anche se c'ho la Viper, tipo la missione dei lupi, la missione dei lupi, ho sbagliato strada, girati, stavo dicendo, la missione dei lupi, quella di missioni di 10 minuti a un'ora, da più di un'ora e da 2 ore e mezzo, ho fatto quella nella zona degli stati del sud, dove ho comprato la Viper, oppure dove ho truccato la mia Challenger in modalità Extreme, e sono truccato al massimo. Comunque mi batte sempre la macchina, cioè la prima, rimango sempre secondo, la prima macchina che è sempre in testa è veramente troppo veloce, non riesco proprio a batterla. E visto che dovrei fare delle gare da più di due ore, oppure un'ora, mi converrebbe arriva al primo, altrimenti che senso c'ha? Comunque sempre più deserto, ragazzi, guardate che belle ambientazioni, cioè è incredibile. Prima tutte montagne, rompiballe, ho inculato gli sbirri, questa proprio non ci voleva. Ok, centrale. Se ne arresto sti due coglioni, ma arresti poi un altro giorno, che adesso sto facendo il video. Dobbiamo scappare a sti stronzi, così vi faccio anche vedere come si scappa dagli sbirri oltre confine. Vedete che questi sbirri qua, anche se c'è una stellina, sono incredibilmente veloci, eh? Come vedete i chilometri scendono sempre piano, perché sono davvero lunghe le strade qua.
Infatti, se avete visto nel primo video che avevo detto che la mappa è grande, adesso me ne state proprio accorgendo. E sti sbirri non si cavano dai coglioni, ecco la problematica. Vedete sopra che c'è lo scudo con i secondi? Quando i secondi finiscono, gli sbirri si cavano. Almeno qua ti fanno vedere quanti secondi mancano. Eccoci qua, i canyon del deserto, benissimo. Dai, proviamo a tirare la macchina in 300, se ce la facciamo, sto stradone. Adesso è salito, farò un po' fatica. Al prossimo voglio tirare ai 300, dai che questa è l'autostrada. Appena prendo l'Aventador, cazzo, appena prendo l'Aventador sono sempre ai 300. Dai, dai che ci siamo quasi, dai. Duecentottanta. 300, oh là. Adesso sono un po' più contento. Porco cane, per un pelo. 34 chilometri mancano. Mountain State, Canyonlands, la landa dei canyon. Poi quando ci sono le missioni, quelle in strada, quando c'è il traffico, è allucinante. Fai tipo i 300, i 320 e c'è il traffico. È una cosa incredibile. Fai certi incidenti, vi guardate, altro che uccidersi se vado in gioco. Un bel viaggetto questo qui, ci sono sempre gli sbirri, ma sempre dietro a rompere le scatole. Eccolo, St. George, una cittadina. Siamo in mezzo ai 320. Sono pochi per niente. Allora, nel vecchio video avevo detto che non c'erano tante stazioni radio. Questo lo rammendo, cioè ci sono poche stazioni radio, però sono tante le musiche che ci sono all'interno. C'è 10-15 più o meno. 10 o 15 a radio. Però le radio sono 5-6, non di più. Non so se si possono scaricare da Uplay o da altre parti, non me ne intendo molto sotto questo aspetto. Siamo sempre al massimo, sempre a tutto gas, ragazzi, guardate quant'è la strada. Guardate com'è grande sto gioco, cioè è veramente immenso. È veramente... non ho mai visto un gioco del genere. E anche The Witcher 3 sarà grandissimo, perché ho già visto i trailer, lo seguo già da tempo, il primo e il secondo non l'ho giocato. Però avendo visto il terzo come l'hanno creato, grandissimo, perché a me piacciono i giochi grandi, tipo GTA, questo. E poi tanti anni fa giocai a The Gateway, a tanti altri giochi del genere. Mi piacciono anche gli strategici, SimCity, The Sims... li giocavo, ho giocato a tanti giochi, ma da quando ho portato i video cerco un attimo di impostare il mio livello di gioco, nel senso, faccio un gioco, cerco di portare qualche video sensato, a meno che non ci faccia una serie come Far Cry, grande anche lui, molto grande, come mappa e come tutto,
E cerco di portare qualcosa di sensato, perché prima giocavo così come capitava, lavoravo, giocavo, stavo anche una settimana senza giocare. Invece adesso bisogna che mi imposto un po' gli orari e faccio le cose un po' categorizzate. E questo serve anche nella vita, ovviamente, non serve solo nel giocare o nel lavorare, bisogna proprio farlo per qualsiasi piccola cosa. Comunque, quanto manca? 14 km, non finisce più. Non finisce più questo tragitto. Comunque sono entrato nello stato delle montagne, che sarebbe il deserto, e questa è la regione più immensa, più grande di tutte le altre. Quindi l'Aventador me lo comprerò. Adesso devo andare a vedere una macchina ride fuori strada 4x4. Cioè, ho fatto il livello 40 nell'altra regione. Ma sono state le tante prove che ho fatto per truccare le macchine. Quindi secondo me, adesso che ci ragiono sopra, se c'è la possibilità a fine missioni di poter continuare il gioco anche a livello 50, credo di sì, si dovrebbero fare dopo le prove. Cioè, ci sono certe missioni dove le macchine con cui sei contro o le tempistiche che fai nella missione non sono sufficienti, quindi devi truccare la macchina. Quindi io, il mio consiglio è questo. Fai le prove che ti servono per superare le missioni. Non abbondare come ho abbondato io per truccare la macchina subito. Altrimenti arrivi a dei livelli prima di aver concluso tutta la mappa. Poi tu gioco come ti pare, oh, non è che sei obbligato a giocare come ti dico, però questa è la mia opinione. Vuoi dire la tua opinione? Scrivi nei commenti la tua opinione, a me fa molto piacere, anzi, ho 12 iscritti, più aumentano meglio è così. Ho un riscontro sui miei video. Se il riscontro non arriva, cambierò metodologia di video. I gaming comunque li porto perché è una passione. Ma comunque qualche progetto in ballo ce l'ho. Cambio di direzione, vediamo. 5 km, siamo quasi arrivati a Las Vegas, ragazzi. Guardate, guardate la piramide in lontananza. Che figata, veramente. Arrivare così da sopra con la nebbia da lontano. Cioè, è troppo una figata sto gioco. Che figata, veramente. Oh. Vado subito all'officina perché Zoe, poi capirete chi è, non voglio spoilerarvi nulla. Mi offre il kit, ecco, sono kit quelle 5 nominativi che ho detto prima, il kit ride e il kit pista, però il pista devo andarlo a prendere nella terza, nell'altra nazione ancora, a Los Angeles. Questa è una missione che la vengo a fare dopo. Io adesso vado subito nell'officina, così sia la challenger. E questa qui, se posso, questa qua, ma non penso. No, solo la Challenger o la Skyline le porto a livello ride. Cioè rialzate per il deserto e tutto quanto. Altrimenti mi compro una macchina con più cavalli, più veloce, perché la Challenger era la più potente dell'inizio, sono stato quasi obbligato a prenderla, non è che mi piace tanto. Anche la Viper me l'hanno regalata con la registrazione Uplay, quindi una macchina scomoda la devo ancora comprare. Ragazzi, siamo quasi arrivati nella città dell'azzardo e siamo arrivati all'officina.